mi occupo di impianti tecnologici, in particolare all'interno delle scuole, nel senso svolgo la funzione di consulente e di progettista e soprattutto indichiamo, maggiormente nelle scuole e nelle università, quali sono i migliori prodotti da acquistare quando si vuole realizzare un'aula multimediale, quando si deve rifare un'infrastruttura di rete, quindi quando c'è bisogno di fare quelli che chiamiamo impianti AVC, audio video e controlli. La partecipazione allo smart environment di connessione è stata importante perché riusciamo a trasferire agli installatori, elettricisti, quindi geometri, architetti, ingegneri, le esperienze che noi abbiamo avuto sui cantieri e sulla progettazione di sistemi AVC, quindi sistemi audio, video e controlli. Quindi l'automazione dell'audio-video, l'esperienza che abbiamo fatto, trasferita appunto a chi o inizia a entrare in questo mondo o magari ha già esperienze e vuole ovviamente migliorare e conoscere nuovi prodotti, soprattutto nuove procedure di trasmissione dei segnali audio-video e soprattutto di controllo e comando con sistemi domotici, automazione e quant'altro. E la complessità delle tecnologie che vengono utilizzate oggi in un ambiente che può essere anche un ambiente casalingo, ma addirittura poi in ambienti professionali, è talmente alta che richiede competenze di rete, competenze video, competenze audio, competenze di system integrator, scelta dei prodotti, quindi conoscenza di tutti i prodotti in modo da poterli scegliere e investire al meglio il denaro privato quanto il cliente privato, e ancora di più quando siamo in strutture pubbliche come le scuole dobbiamo veramente fare attenzione a ciò che compriamo, perché altrimenti l'anno dopo ci ritroviamo a rifare un investimento perché abbiamo sbagliato quello precedente. Quindi cerchiamo, ecco, e l'esperienza è ho avuto buoni riscontri proprio perché ho visto tante persone che ci stanno arrivando, cioè stanno capendo che oggi impianti di questo tipo hanno bisogno di tante competenze e quindi basta soltanto a volte creare dei buoni team di progettazione e i lavori poi vanno avanti senza grossi problemi perché sono stati pensati bene.